fa piacere vedervi così numerosi a Reggiolo. Un ritrovo, lo ricordava Daniele, una collaborazione che era iniziata un paio d'anni fa con l'obiettivo da parte dell'amministrazione di far rivivere il teatro a Reggiolo, un luogo di socialità, di aggregazione che ci sembrava anche molto importante, un luogo identitario che poteva dare la possibilità ai reggiolesi di rincontrarsi, di ritrovarsi, anche di vedere rappresentazioni teatrali, quindi riuscire anche ad occupare quelle che erano le serate reggiolesi. Il teatro era la cornice a quei tempi del nostro progetto. Stasera purtroppo, ma per fortuna devo dire, il nostro teatro è la scenografia, è parte della scenografia di questa serata. Questo a riprova che comunque la volontà è quella di perseguire il progetto di agevolazione di serate come queste, quindi di ritrovo, di aggregazione, perché abbiamo visto che uno degli aspetti positivi che questo terremoto ci ha dato è la volontà e la voglia da parte di tutti di ritrovarsi come comunità. Sicuramente le scosse ci hanno colpito dal punto di vista dei nostri edifici, dell'identità che ci davano questi edifici, la Rocca, il teatro come Palazzo Sartoretti, le nostre scuole, ma non ci ha colpito come comunità, e stasera devo dire che ne abbiamo la riprova. È per questo che ringrazio ancora una volta Etuale e anche la provincia di Reggio Emilia per aver investito in iniziative come queste, perché ci danno questa sera un'occasione per riconfermare la nostra voglia di andare avanti, la nostra voglia anche di ritrovare le energie anche con momenti di svago e momenti leggeri, ma leggeri in modo intelligente come quello di stasera, e continuare nella ricostruzione e anzi darci la possibilità di avere una Reggiolo anche più bella di prima con occasioni come queste. Speriamo di potervi riospitare quando il nostro paese sarà il gioiellino che era prima del sisma. Io quindi vi ringrazio, auguro a tutti voi un grossissimo in bocca al lupo, perché l'iniziativa di stasera vede coinvolti tantissimi ragazzi da moltissime regioni italiane e anche da paesi europei. Un progetto che mi è stato spiegato ha visto prendere forma una settimana fa dal punto di vista della conoscenza degli attori che parteciperanno stasera, e mi fa piacere sapere che ancora ci sono persone che investono e lavorano su iniziative come queste. Ringrazio tutti e auguro a tutti buona serata. Ringrazio il sindaco e l'assessore, che invito a riguadagnare il loro posto in sala. Sono 39 ragazzi, vengono da almeno 9 regioni italiane e dall'Italia, dalla Francia e dall'Olanda. Si sono trovati, ci siamo incontrati assieme ai loro docenti Matteo Carnevali, Francesca Bianchi, Jorla Ponder, mercoledì scorso assieme a tutto lo staff di Etoile. Molti di loro non si conoscevano, molti di loro avevano già fatto qualche esperienza teatrale, ma sicuramente non un'esperienza che vedesse uno spettacolo come questo. È un po' un circo bidone, un circo che si lega tutto ad un naso rosso, qualcosa che ci fa sorridere, un sorriso siamo convinti che non debba e non possa mai crollare. Signori, sono i ragazzi di Emilia L'Aquila, Yes, Here We Are. Buona serata.